assaggi gelati novità 2024, perché sì cari Melete Sugar, qui sul mio canale YouTube Una Nuvola di Zucchero, la serie dell'assaggio gelati novità 2024 procede, si va avanti, anzi colgo anche l'occasione per dirvi che sempre qui sul mio canale YouTube, per l'appunto nella sezione video, troverete altri video dove siamo andati ad assaggiare insieme i gelati novità 2024, quindi non perdeteveli e sfondateli di like, mi raccomando. Ma oggi andiamo ad assaggiare i due barattolini San Montana, abbiamo caramello salato e foresta nera, li ho acquistati tutti e due al Carrefour per un costo di 5,19 euro l'uno. Il barattolino caramello salato pesa 500 grammi e foresta nera 410 grammi, difatti un po' più piccolino, ecco. Ma ora, cari Melete Sugar, bando alle ciance, ciancio alle bande, mettiamoci all'opera che questo video assaggi abbia inizio! Partiamo con il barattolino caramello salato, ma raga, cioè no, vabbè, adesso vi faccio vedere tutto da più vicino ovviamente, ma cioè, a parte che la patina bianca che vedete qua è perché li ho tirati fuori dal freezer poco fa, ecco, il pack è molto bello, è già caramelloso di suo il pack, ma poi questi sono barattolini di felicità quando uno la sera si mette a letto a guardare qualche serie televisiva sul computer, ecco, cioè stai lì, mangi di qui, mangi di là e ale, la gioia ne ho felicità praticamente. E per di più ogni barattolino ha la sua pellicolina protettiva, voi qui non la vedete perché prima di registrare il video ho registrato lo short che lo trovate sempre qui sul mio canale YouTube Una Nuvola di Zucchero nella sezione short, ma ora andiamo ad assaggiare il tutto. Bellissima la variegatura sopra al nostro barattolino caramello salato. Si sente tantissimo il caramello per l'appunto e la granella che c'è sopra, anche lei sa di caramello. È proprio un caramello allo stato puro, assaggiamolo. No vabbè raga, buonissimo, io già questo proprio promossissimo a pieni voti, cioè mi viene voglia di andare avanti come se non ci fosse un domani. Il bello è che la variegatura che c'è qui all'inizio non è che è solo qui, diciamo, per bellezza, diciamo così, ma anzi proprio va fino in fondo al barattolino, perché difatti col cucchiaio ho voluto scavare di proposito per capire se la variegatura per l'appunto andava anche in profondità. Il salato, perché per l'appunto è caramello salato, è calibrato al punto giusto e non va ad intaccare la dolcezza di tutto il caramello. No vabbè, buonissimo. Passiamo con il barattolino foresta nera. Raga, barattolino foresta nera assagé e devo dirvi che anche qui sono andata a fondo con il cucchiaio proprio per andare a scovare la parte finale. Dunque, se vi piacciono i gusti forti, belli, molto decisi, diciamo, è il gelato che fa per voi, perché sopra abbiamo proprio la colata di cioccolato con il crumble di amarena, però a me che i gusti troppo too much, strong, a me non piacciono, però mi è piaciuta la parte in fondo. L'unica pecca, se così vogliamo dire, ovviamente si tratta sempre di parere strettamente personale, è che la parte di panna e amarena avrebbero dovuto portarla già a metà, non proprio in fondo, perché se no ti devi praticamente prima mangiare tutta la parte very strong per poi arrivare, diciamo, al cuore più dolce, ecco, diciamo così. Ma ora, cari Melete Sugar, arriviamo alla ringa finale e vi dico che tra i due barattolini il mio preferito è quello al caramello salato. Ma voi, cari Melete Sugar, fatemi sapere qui sotto in un commento quale dei due gelati voi scegliereste. Qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su Instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tutti!